Lugano, ragazzi, visto che dopo aver provato il panino svizzero al Burger King, proviamo quello del McDonald's oggi qui a Lugano. Quindi quello che fanno solo in Svizzera, dovrebbe esserci il Mac Raclette, ok? Vado dentro e prendo il Mac Raclette menu, lo provo e vi faccio una recensione qui dalla Svizzera, da Lugano. Io lo prendo qui alla cassa perché sono bene. Il Mac Raclette qui in Svizzera col chili e bacon, mi dici? Esatto, sì. E con le nuove patate. Oh. E facciamo una recensione. Ho preso queste qua di patatine, sono differenti rispetto alle solite. Le proviamo. Sono un po' più speziate, però sono buone. Buone. Ok, ho preso la coca. Purtroppo mi sono dimenticato di dirgli senza ghiaccio, e di solito la prendo senza ghiaccio. E proviamo il Mac Raclette, questo qua svizzero. Bacon lì, chili, bacon. Allora, come ho detto, questo qui lo fanno solo in Svizzera. Carne. Prendi pure. Ok, formaggio, salsa, bacon. Buono. L'unica cosa che bisogna mangiarlo abbastanza in fretta, perché sennò si raffredda. Il problema è che poi mi si raffreddano le patatine. Buono, carne buona, croccante. Sì, formaggio buonissimo. Problema di quando mangi. No, buono. Buono. Un filino un po' più asciutto rispetto a quello del Burger King. Come carne, ma neanche più di tanto, eh. Formaggio. Formaggio. Accendendo questo qua rosso, penso che sia. Formaggio buono. Magari sia un pochettino piccantino. Molto buono, perché c'è quel piccante che a me piace piccante. Non ho provato, ho capito, questa salsa me l'hanno data molto probabilmente per le patatine, non c'entra niente col panino. Ogni nazione, sapete che dovrebbero fare adesso il McDonald's o anche il Burger King, credo che fanno i panini a seconda delle nazioni. Il Mac Raclette lo trovate solo qua. Il prezzo non è esagerato, anche se qualcuno dicevano che questi sono i fast food più cari del mondo. Ma è proporzionato al costo della vita, ma il menù qua viene 17 franchi, 17 euro. Tenendo presente che almeno gli stipendi sono il triplo, è come se non pagassero 5 euro uno svizzero o uno che abita in Svizzera. Che non è 17, non mi sembra una roba fuori di testa. Carne selezionata. Non ci sono dentro, ho visto roba di... Ah no, ci sono dentro anche qui, tipo i sottaceti, come si chiamano questi qua, non mi ricordo più, i cetrioli. Ah, comunque buono, molto buono. Molto buono. Un filino meno, diciamo, meno umido, un pochettino più secco magari rispetto a quello del burger. Però, così vedete che non mi sono sporcato tanto, di solito mi sporco perché c'è dentro un mare di salsa. Molto buono. Poi vedrò di recensionare magari qualche altro in giro per l'Italia. Hamburger che è stato, se non mi sbaglio,
inventato da un tedesco. 8 qualcosa. Comunque in Svizzera gli hamburger sono buoni. Anche nelle catene, diciamo, queste qui, tipo multinazionali, perché usano carne loro, scelta. Cioè in Svizzera c'è carne svizzera selezionata, formaggio svizzero, usano i loro prodotti. Anche per quello che comunque magari costa un pochino di più, anche in base a quali stipendi. Però io mi ricordo a Interlaken c'era una burgeria in centro, ho mangiato un hamburger che da orgasmo. Sì, l'avrò pagato 25 euro, fra bere, hamburger e patate, però ragazzi, hamburger e anche Zermatt, mi ricordo. La cazzata che ho fatto è di aver preso la coca col ghiaccio. Allora gli do un voto a questo hamburger micro raclette, gli do un 7 3/4, un 8 meno gli do, non gli do 8, però non gli do neanche 7 e mezzo, tra il 7 e mezzo e l'8 gli do 8 meno, o 7 3/4, gli do quasi 8, che è un signor voto, che è un signor voto. Direi sì, più o meno. Adesso non mi ricordo quanto gli ho dato a quello del Burger King, però più o meno sono differenti, però sono entrambi buoni. Sono stato, gli ho dato 8 là o 8 qui, comunque molto buono, anzi ve lo consiglio se venite a Lugano, così provate qualcosa di differente. Anche le patate, ho fatto bene a prendere queste perché mi piacciono di più, perché le classiche patate del Mac devo dire che non è che mi entusiasmano molto, Io sono più per le patatine, quelle fatte alla, quelle grandi, quelle tipo belghe, tipo olandesi, e devo dire che queste qui sono buone. Queste invece veramente, anzi, se dovessi prenderei sempre queste adesso, perché sono buone. Ma poi tante te le ha messe dentro, mica, cioè solo di patate e ti riempi solo con le patate, cioè me l'ha fatto bello abbondante, bello grosso. Cioè probabilmente tagliate così magari sono di più rispetto a quelle classiche, che queste sono veramente buone, devo dire, veramente veramente buone. Quindi diciamo che gli do quasi un 8 a questo panino svizzero, il Mac Raclette, chili, cos'è che ho preso? Quello col chili? No, bacon chili, buono, insomma. Va bene, vi saluto ragazzi, e una prossima recensione sugli hamburger da qualche altra parte. Ho preso il caffè, caffè italiano fatto da qui, la simpatica signorina, e costa un franco, un euro, quando dicevano che qui il caffè costa 5, un euro, un franco, okay? Manca il resto. Il caffettino che di solito non lo prendo, però stavolta prego, ci stava anche un franco, un euro, fatto non alla macchinetta, caffè italiano, buonissimo, un franco, un euro, no, perché dicono chissà cosa costa. Ok, va bene, non è che costa sempre un franco, perché generalmente il caffè qui in Svizzera va dai 2 franchi e mezzo, però non costa 5 euro. Quando io sento dire ah no, ma in Svizzera il caffè è minimo 5 euro, non è vero, il caffè viene mediamente dai 2 franchi e 2 franchi e mezzo, ok, qui a Lugano. Poi se vai in Svizzera tedesca costa un po' di più, però qui in Svizzera italiana sei sui 2 franchi, 2 euro e mezzo. Qui è un'eccezione, magari lo fanno perché comunque lo abbini al menù, non è che uno qua entra per prendere il caffè, però un franco ci sta, buono. Allora, panino buono, devo dire buono, e buono sia questo che quello che c'è al Burger King. Diciamo
più o meno equivalenti, sono due gusti differenti. Allora, diciamo che essendo io il King di Lugano, sono più portato ad andare al Burger King, però ogni tanto vado anche al McDonald's. Allora, io non sono un grande appassionato di fast food, dico la verità, però ogni tanto l'hamburger ci sta. E tendenzialmente tendo ad andare a prendere quello che fanno locale, cioè se dovessi fermarmi, che ne so, in Germania non ci vado quasi mai, però magari prendo quello fatto in Germania, cerco di provare, diciamo, quello del posto. E vorrei recensire, oltre che comunque magari questi qui che sono tradizionali, qualcuno magari più non di catene. Quindi magari se conoscete qualcuno scrivetemelo sotto. Ciao ragazzi, un abbraccio dal King di Lugano. Vero King di Lugano. E c'è qualcuno che si spaccia per King, ma il vero King l'avrei detto.